Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare e configurare il GPS HGLRC M80. All'interno della confezione, insieme al GPS, troviamo un cavetto e lo schema per i collegamenti. Se avete una Zeus F7 potete collegare il GPS nel connettore dedicato, tuttavia vediamo come collegarlo nei pad per quelle schede che non dispongano di questo connettore. Per collegare il GPS abbiamo bisogno di un 5V, una Terra e una UART completa di TX ed RX. Questa UART può fare al caso nostro, abbiamo il T2, l'R2, 5V e la Terra, quindi vado a prestagnare questi pad. Ora è venuto il momento di fare i collegamenti, vi ricordo che come sempre nei GPS è necessario collegare RX e TX invertiti tra loro. Quindi collego l'RX del GPS con il TX del Flight Controller e il TX del GPS con l'RX del Flight Controller. Dopo aver fatto i collegamenti passiamo a Betaflight. Per iniziare andiamo in port e nella colonna sensori attiviamo GPS nella UART che abbiamo usato per fare i collegamenti, nel mio caso la 2. Per quanto riguarda il rate, il mio modello utilizza 115.200. Controllando nella pagina ufficiale del GPS ho visto che i nuovi modelli utilizzano un rate di 57.600, mentre la vecchia serie usa 115.200. In ogni caso sul GPS viene riportato questo valore, quindi basterà verificare sull'etichetta e usare quel valore. Come vedete infatti nel mio c'è scritto 115.200. Dopo aver configurato port in base al nostro modello, salviamo. Ora andiamo in configurazione e attiviamo GPS. Il protocollo dell'M80 è sempre uBlocks. Lasciamo disattivato AutoBaut mentre lasciamo attivato AutoConfig. Se siamo in Europa attiviamo Galileo, altrimenti lo lasciamo disattivato. Set on point vi consiglio di lasciarlo disattivato, a meno che non partiate sempre dallo stesso punto, ma anche in questo caso io lo lascerei disattivato. In tipo assistente lasciate AutoDetect, sarà il sistema ad individuare l'opzione migliore per il GPS. Qui abbiamo finito, possiamo salvare. Spostiamoci in FailSafe. Qui possiamo scegliere se attivare il GPS Rescue o meno, infatti vi ricordo che anche se avete un GPS non necessariamente siete obbligati ad usare il Rescue Mode. Io principalmente uso il GPS solo per vedere i dati nel visore, mentre per il FailSafe preferisco il Drop. In ogni caso se usate il RISC vi consiglio di lasciare le impostazioni di default o al limite modificare i primi parametri. Per quanto riguarda i sanity check vi consiglio di lasciarli assolutamente on, mentre per il numero minimo di satelliti sarebbe meglio lasciare il valore predefinito. Ora spostiamoci nel tab OSD, i dati relativi al GPS sono questi. Abbiamo le coordinate, il numero di satelliti, la velocità, la direzione e la distanza. Come sempre potete spostare questi valori e posizionarli dove preferite. Su Betaflight non c'è altro da fare. Perfetto, abbiamo finito. Questo era il mio tutorial su come collegare e configurare il GPS M80. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei Patreon cliccando il link a fine video.